diciamo, la regione Sardegna tramite Svirs ha circa l'11% di questa società, quindi l'11% in un SPA non è certo una partecipazione azionaria tale poi da consentire di imprimere sempre e comunque le direzioni che si vogliono. Stiamo lavorando, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Io partecipo a questo consiglio di amministrazione dal dicembre del 2009, e questi pochi mesi, qualche cosina, siamo riusciti probabilmente a impostarla nel modo corretto. Perché è importante che avvenga la metanizzazione in tutta la Sardegna? Perché anche questa infrastruttura, al di là, diciamo, del progetto qua di Ottana, diventa basilare? Perché noi avremo la possibilità finalmente di avere un'interconnessione con la risorsa a livello europeo, perché funziona in questo modo, al di là del fatto che poi noi potremmo avere un certo quantitativo di metri cubi che magari commercializziamo noi e cerchiamo di utilizzare i proventi per fare una metanizzazione spinta, al di là di questo funziona esattamente come sta funzionando sempre di più per l'energia elettrica, cioè si crea un'infrastruttura che consente un'interconnessione, per cui noi compriamo qua da chiunque inserisca il suo metano nell'ambito della rete nazionale, cioè del sistema di gestione nazionale. Questo significa quindi che ci sarà concorrenza piena, perché qualcuno poi ha fatto domande magari un po' particolari, un po' più strane. La spiegazione è un po' tecnica, ma in realtà è semplicissima. È il concetto per il quale non si distingue più quale sia quello che arriva in una determinata casa come prodotto, come gas, cioè un meccanismo molto più semplice, per cui tutti quelli che conferiscono poi sulla base dei contratti che hanno stipulato possono vendere. Qui in Sardegna sappiamo benissimo che esistono dei bacini all'interno dei quali appunto agiscono in certi casi già delle società o hanno vinto delle gare e quant'altro. Ora dovremmo semplicemente lavorare per creare l'interconnessione su questo. Anche qui, continuo a sottolineare ancora una volta, si crea uno strumento permanente. Lo strumento permanente è fondamentale, l'infrastruttura è fondamentale, soprattutto se pensiamo, e qui dobbiamo lavorare bene con la metanizzazione, che solo in questo modo noi possiamo avviare delle prospettive di sviluppo alle zone che sono più periferiche, la nostra zona, le zone interne, in montagna. Noi solo in questo modo, portando l'infrastruttura, portando le cose, consentendo la mobilità, abbiamo la possibilità di incidere sul destino delle nostre genti, delle nostre persone. Due parole quindi, ritorno sul credito e su quello che è stato fatto. Oggi giustamente si parte con un'iniziativa che, come dicevo, ha la caratteristica di sostenersi in quanto tale, in quanto iniziativa economicamente valida. Quindi non si chiedono contributi, si chiede infrastruttura, ma la realizzazione dell'infrastruttura da una parte e la possibilità di ciò che si sta realizzando con l'infrastruttura del credito dall'altra, che possiamo anche andare nello specifico, permetteranno lo sviluppo dell'indotto, perché va andata bene, accanto a questa attività è normale che riprenderanno a lavorare tutta una serie di attività che oggi non ci sono più e probabilmente ne nasceranno delle nuove, che oggi magari nascono, probabilmente nasceranno delle nuove. Questo però ha necessità di essere sostenuto, come? Con un sistema che garantisca oggi all'imprenditore l'accesso all'elemento che oggi è più difficile reperire, il credito. Noi viviamo una fase di contrazione sul credito micidiale. In Sardegna è difficile, in certe zone interne, Murese e Ogliastra, è ancora più difficile probabilmente, abbiamo una situazione ancora peggiore. Allora abbiamo creato questa struttura, questo strumento, questi fondi di garanzia che consentono, lavorando a sostegno appunto delle aziende, soprattutto dei loro consorzi fidi, di presentare l'imprenditore ad un istituto di credito e di garantire la bancabilità del progetto, perché si arriva a dare una garanzia prima richiesta pari all'80% dell'investimento. In questo modo l'imprenditore non viene lasciato solo, in questo modo l'imprenditore è supportato concretamente. In questi giorni l'assessore della Spisa ha convocato 3 riunioni sul forum del credito. Abbiamo sentito tutti quanti, parti sociali, organizzazioni, Confidi, per ultimo ieri le banche, si è capito concretamente che c'è un gradimento diffuso e soprattutto molta aspettativa.
entro il 10 di maggio, ormai entro la metà di maggio, saremo operativi con questo progetto, così come sempre per lo sviluppo delle attività collaterali saremo operativi con lo strumento del microcredito. Partiremo già con la divulgazione dello strumento della pubblicità già dalla metà di maggio. Il microcredito si rivolge addirittura, proprio a proposito di consentire l'accesso al credito, a quei soggetti che sia per motivi, caratteristiche loro, cioè caratteristiche soggettive, o per caratteristiche del sistema, del settore in cui operano, quindi caratteristiche oggettive, non hanno l'accesso agli istituti di credito, non hanno la banca digitale. Col microcredito c'è la possibilità di fornire a questi signori che sono imprenditori, o comunque viene anche in senso lato, perché guardate bene, sono suscettibili di finanziamento anche le onlus, le organizzazioni non profit e quant'altro, si possono fornire fino a 25.000 euro, poi non vado troppo nei dettagli ma divulgheremo tutto, fino a 25.000 euro, tasso zero, se l'iniziativa è buona per i primi 12 mesi non si restituisce nulla, si può arrivare a 60 mesi di rateizzazione, quindi da 5.000 a 25.000 euro tutti i soggetti svantaggiati. Mi pare che se pensiamo che è rivolta principalmente alla microimpresa, quindi meno di 10 addetti, soggetti svantaggiati, caratteristiche di fatturato basso, se in Sardegna ce ne sono il 94% diciamo, delle aziende hanno queste caratteristiche, non oso pensare cosa sia qua, probabilmente saliamo su cifre prossime al 99, su qualcosa del genere. Lo strumento è molto concreto e molto operativo. Spiegavamo ieri che tra l'altro si vuole creare su tutti questi strumenti un altro tipo di cambiamento fondamentale, cioè quello dello snellimento della procedura. L'altro aspetto, l'altra infrastruttura che dobbiamo costruire, forse ne dobbiamo abbattere un'altra, che è una barriera, è quella mentale, cioè dobbiamo smontare un certo tipo di burocrazia per la quale molto spesso ottimi provvedimenti, ottime decisioni tardano troppo ad arrivare al risultato. Allora, anche su questo dobbiamo fare uno sforzo insieme, lo stiamo facendo, ci stiamo lavorando. In questo senso l'assessore ha dato una disponibilità ampissima, perché su tutti questi strumenti avremo la possibilità di fare non solo queste riunioni di impostazione durante le quali sono state condivise le regole di funzionamento, ma soprattutto, molta attenzione, gli incontri di monitoraggio, per cui periodicamente all'incirca ogni 3 mesi, se non ricordo male, assessore, ci sarà il fondo del credito convocato, si verifica come stanno funzionando, se c'è qualche cosa da aggiustare, si cambiano le obiettive, si aggiusta e si cerca di farli funzionare meglio. Torno quindi al concetto iniziale, per chiudere a quel concetto che da quello che ho avuto modo di vedere io era tanto caro di Nocato. Le cose si fanno con gli accordi, si fanno con la coesione, si fanno con la partecipazione di tutti, si fanno prescindendo veramente da tutti gli interessi personali e cercando di capire che solo se tutto il sistema funziona, tutti quanti siamo protetti, tutelati e abbiamo un futuro.